Presso l'auditorium del campus Edilizia Brescia si è tenuto un incontro di presentazione delle iniziative per rendere applicabile il superbonus agli edifici con il teleriscaldamento a Brescia. Durante la conferenza, Massimo Del Dossi, presidente di ANCE Brescia, ha presentato i documenti trasmessi ai ministeri e alle realtà politico-amministrative di riferimento per poter eliminare gli ostacoli all'accesso alla detrazione fiscale 110% per gli edifici bresciani allacciati alla rete del teleriscaldamento. Ascoltiamo le sue parole ai nostri microfoni. Purtroppo si è verificato in quest'ultimo mese questa, diciamo, cosa assurda, che una legge è data a tutta Italia per cui si incentivava la ristrutturazione delle abitazioni, il famoso super bonus 110, e quindi una miglior transizione ecologica, abbiamo scoperto che Brescia veniva penalizzata. Ma la penalizzazione derivava dal fatto che proprio perché il nostro teleriscaldamento negli ultimi anni ha avuto questo incremento tecnologico nella produzione dell'acqua calda che poi circola in tutte le nostre case, questo incremento ha aumentato questa efficienza, portando quindi la classe energetica di tantissimi edifici che abbiamo all'interno del territorio comunale di Brescia direttamente nelle classi energetiche più alte. Di fatto questo impedisce l'applicazione al super bonus 110, creando due impatti: un impatto generale, che quindi tutto il nostro territorio non riesce a sfruttare questa grande opportunità di transizione ecologica, e dall'altra parte addirittura un danno a tutte quelle condomini che in questi mesi avevano già operato facendo fare studi ai professionisti di prefattibilità con assemblee condominiali e quant'altro, che quindi si sono trovati invalidati il tutto. Siamo molto però fiduciosi dalle nostre interlocuzioni che entro la fine dell'anno riusciremo a dare questa risposta, anche perché ovviamente questo non era nello spirito della legge, ma è come spesso accade quando si ragiona in termini generali, si tende un po' a perdere il controllo di tutti i meccanismi di dettaglio. Infatti questa cosa ricadeva solo su Brescia. Le chiedo ancora due secondi per permettermi di ringraziare quindi tutte le associazioni che hanno partecipato con noi a questo pressing sull'amministrazione pubblica, e quindi facendo lobby anche politica per riuscire a far rientrare questo problema che andava a toccare tutto il sistema Brescia. È per questo che Campus Edilizia Brescia si è mosso e ha cercato di coagulare tutte queste forze. Insieme siamo più forti e sono convinto che con questo riusciremo a portare a casa il risultato. E questo è proprio il paradosso che si è venuto a generare, quindi chi è più virtuoso producendo calore con fonti altamente rinnovabili e adattamente redditizie, dallo stesso parte si trova poi penalizzato. Ecco perché Brescia, Campus, con tutti i suoi associati e tutte le persone che sono unite, non ha voluto porre solo il problema, ha dato anche delle soluzioni e quindi delle proposte concrete, perché è giusto che abbiamo anche noi le stesse opportunità, che anche Brescia e tutta la sua provincia abbiano le stesse opportunità di tutte le altre province italiane, e non essere penalizzati solo perché siamo virtuosi. Questo paradosso è assurdo, però siamo fiduciosi di riuscire a risolvere il problema.